esplosione di colori e sensazioni, quelli della mostra Paesaggi d'acqua e Paesaggi di vino. A 3 anni dalla scomparsa del noto pittore vigezzino Piero Piolini, la Proloco di Belgirate, insieme al Comune e Proloco di Lesa, ha voluto ripercorrere con questa retrospettiva il suo cammino artistico. Per questo motivo l'evento si articola su 2 mostre, una all'Hotel Villa Carlotta di Belgirate, dove vi è una selezione grafica davvero importante con le etichette di vini e liquori eseguiti per i produttori più importanti, da qui Paesaggi di vino. L'altra, una 60ina di opere pittoriche in esposizione al Salone della Società Operaia sul Lungolago di Lesa, quadri questi che documentano 40 anni di sperimentazione sui paesaggi lacuali. Piero Piolini è noto come uno dei grandi pittori ossolani en plein air, il più coerente e capace continuatore della scuola vigezzina. Nato a Premosello, aveva vissuto i suoi primi anni a Domodossola, poi si trasferì a Milano con la famiglia. Qui ha frequentato la Rinnovata, una scuola di avanguardia aperta al mondo e all'esperienza, dove ha appreso i primi rudimenti di decorazione, tecniche dei colori e del disegno. I suoi quadri sono ciascuno un unico. Non ha mai smesso di produrre anche pastelli, famosi, i suoi giocatori di carte. Girava per bar e osterie, riproduceva scenette gustose di vita. È sempre stato il più rigido critico di se stesso, restano memorabili ad Anzola i roghi in cui bruciava tutte le opere che non riteneva di sufficiente qualità. Non ha mai smesso di lavorare fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2009. Paesaggi d'acqua e Paesaggi di vino resteranno aperte al pubblico fino a domenica 12 agosto.